Dottoressa Orlandini, a chi consigliare la biorivitalizzazione? Praticamente a tutte, alle giovanissime per un effetto preventivo e alle signore un pochino più attempate per effetto curativo nutritivo. Senta, quanto è importante fare un inquadramento della paziente o del paziente prima di fare questi trattamenti? È fondamentale perché innanzitutto si parla di una visita medica, che sia per estetica, sia per patologia, comunque sempre visita medica si tratta. Quello che è fondamentale è far capire al paziente con la biorivitalizzazione cosa si ottiene e quindi capirsi bene sul risultato. Parliamo delle aspettative su questi trattamenti. A volte leggiamo o sentiamo dire che sono miracolosi, ma di miracoloso non c'è niente, cioè c'è la costanza di miracolosa e quindi un trattamento ripetuto nel tempo, per esempio. Infatti la biorivitalizzazione va proprio spiegata fin dall'inizio come un effetto terapeutico di nutrizione, quindi la nutrizione di per sé non ha un effetto così evidente come può essere fare un filler alle labbra, fare il filler agli zigomi o fare un botulino. Però devo dire che tutte le mie pazienti a cui ho spiegato bene la biorivitalizzazione mi seguono nel tempo e l'effetto poi non è soltanto nutritivo ma anche di brillantezza e quindi sono molto molto felici. Possono essere risultare dolorosi? No, praticamente no, noi donne sopportiamo questo e altro.